Buonasera mister, vittoria direi ineccepibile, meritata, sacrosanta, fatta soprattutto di sostanza, di concretezza, senza grossi fronzoli, però probabilmente era la gara che voleva i suoi giocatori. Ho iniziato la preparazione della partita, ragazzi, dicendo chi riuscirà a soffrire di più vincerà questa partita, perché sapevo, sono già venuto a giocare tante volte a Monopoli, che tipo di partita sarebbe capitata. E quindi i ragazzi hanno interpretato nella maniera perfetta questa gara, difensivamente direi ineccepibili, non c'è stata una sbavatura, se non nel primo tempo sul lancio lungo, che sono andati in porta, è una cosa che ho rimarcato fin primo tempo, ma poi dopo per distanze, per aggressività, per risalite, sono stati veramente, veramente bravi. E poi quando abbiamo avuto le occasioni abbiamo fatto i due gol, ma abbiamo avuto anche occasioni per farne, poteva essere il primo tondo o al massimo potevamo magari chiudere la partita prima, però direi che una prestazione del genere deve essere tenuta cara da parte mia, ma anche da parte dei ragazzi, perché dà consapevolezza e dà forza per quello che sempre andiamo a proporre oggi. A proposito del significato di questa vittoria, innanzitutto continua a dare fiducia perché c'è continuità di risultati, però soprattutto vi porta sempre più su in classifica, devono ancora concludersi le altre gare, però siamo al quarto posto giù di lì, quindi comunque è una risalita molto importante. Sì, ma come ho detto ieri in conferenza stampa, mi sono dato l'obbligo, e l'ho dato anche ai ragazzi, di non guardare la classifica, essere quarti, quinti o sesti, secondi adesso serve a poco perché il campionato non finisce oggi. E quindi noi dobbiamo mettere più fieno in cascina possibile per arrivare poi nel momento determinante del campionato in una posizione tale che ci può permettere di avere dei vantaggi, ma senza il percorso che stiamo facendo è impensabile, no? Sarebbe impensabile. E allora non lo so cosa sarò a fine di questa serata, quando tutte le squadre andranno a finire di giocare. Non è importante, perché io, come ho già detto tante volte, guardo, sono obbligato e devo guardare quello che è la prestazione della mia squadra e la crescita. Io dal 4 ottobre sono qui e dopo un mese e 10 giorni faccio il primo bilancio e cerco di capire in che cosa siamo migliorati, in che cosa possiamo migliorare, perché sicuramente possiamo migliorare, consapevole che questa squadra mi sta seguendo, mi ha dato la disponibilità più assoluta, consapevole che siamo riusciti a riprenderci il nostro pubblico, che è un'arma fondamentale per noi, e ce lo siamo ripresi non con le chiacchiere ma con i fatti, con i risultati, con la sofferenza, che è quello che ci hanno sempre chiesto. E quindi io penso che questo debba essere un qualcosa di importante per i miei ragazzi, perché stanno facendo qualcosa di importante, stanno crescendo, stanno prendendo autostima, e quindi sono sempre più contento della mia faccia. Mister, buonasera. Come si Andrea chiama? Bidona di Sponsor, sono l'Italia una vittoria di una solidità troppo oggettiva per non essere vista, molto meglio secondo me anche l'Inter, più importante come peso specifico di questa vittoria. È un po' la vittoria della consacrazione per quello che è stato, come diceva giustamente lei, dal 4 ottobre ad oggi, cioè adesso si entra quasi in una fase successiva. Mi fai svelare tutto, mi fai svelare. Ai Troppo ragazzi evidente il ho problema. detto che oggi era una partita che poteva essere uno spartiacque, nel senso che c'è una linea e noi siamo su quella linea. Lo scavallare questa linea ci dà la possibilità di giocare con certezza, con sicurezza. Il perdere una partita oggi non sarebbe cambiato niente, no? Perché come ho detto prima, il campionato è talmente lungo, il vincerlo però ti dà una forza, una consapevolezza che puoi fare. Questi ragazzi adesso ce l'hanno e ce l'hanno
non la domenica, c'erano lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Questa è la cosa che più mi gratifica, perché l'essere riuscito a inculcare quella che è la mia idea, tutti siamo istinti, no? Tutti vorremmo delle partite, ma oggi non era una partita dove bisognava, dove si poteva fare un calcio champagne. Io sono, ripeto, con il sangue del sud ma con la testa del nord, quindi molto pratico, e questa era la partita che dovevamo fare e i ragazzi l'hanno fatto. È stato troppo evidente dal modo in cui l'hanno interpretata, che sembrava nelle premesse un po' la partita della svolta. Settimana scorsa a Foggia hai provato a pensare anche a Foggia che sarà da gennaio in poi, ha parlato di un innesto a centrocampo, magari di una mezzala di qualità. Oggi ha schierato Peralta sotto punta e De Parsi. A me è piaciuto, io l'avevo preparata così perché non volevo dare riferimenti ai tre centrali del Monopoli, che per caratteristiche saranno potuto andare in difficoltà con la freschezza di Diego Peralta. E, è vero, oggettivamente oggi la prestazione è stata una prestazione di spessore sotto l'aspetto della determinazione, della voglia di voler scavalcare questa linea.